In apertura parliamo di sanità, in particolare della stabilizzazione dei medici precari, che per il sindacato di Molise sarebbero pochi. Intanto con il decreto del commissario al via le procedure per i concorsi all'ASREM. La giunta comunale di Campobasso si allarga e si arricchisce di due nuovi assessori, nominati nel pomeriggio di ieri dal sindaco Antonio Battista. Ora il suo team passa da 7 a 9 componenti. Parliamo della festa dell'albero, ossigeno e libri, le principali e fondamentali ricchezze che ne derivano. Questa mattina i bambini della scuola Colozza di Campobasso, insieme alle associazioni ambientali del capoluogo di regione, hanno piantato una quercia nel giardino dell'istituto scolastico. E poi lo sport, sentiamo come l'allenatore in seconda del Campobasso, Luciano D'Agostino, commenta la vittoria dei Lupi della 12ª di campionato. Una vittoria interamente dedicata al difensore Giuseppe Montuori. Ancora un cordiale saluto a tutti voi, cari amici e telespettatori, dalla redazione di Molise TV. In apertura, lo avete sentito anche dai nostri titoli, parliamo di sanità, in particolar modo della stabilizzazione dei medici precari. Secondo il sindacato, i professionisti in Molise sarebbero 127. Intanto, con il decreto del commissario, al via le procedure per i concorsi all'ASREM. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. I responsabili regionali del settore ANAO Giovani analizzano le principali criticità nelle regioni italiane in merito ai processi di stabilizzazione dei precari e di assunzioni, in attesa di vedere gli effetti della legge di bilancio 2017 una volta approvata. Ad oggi le risorse che la legge destina sono insufficienti e comunque le 7.000 unità dichiarate tra medici ed infermieri da stabilizzare sono inadeguate alle reali necessità della sanità ospedaliera del Paese, tenendo conto che sono circa 14.000 i medici che attualmente lavorano con varie tipologie di contratto precario. L'analisi delle situazioni regionali si presenta molto variegata, con dati per lo più parziali ma alquanto storicizzata. In Molise, secondo quanto evidenziato dal sindacato, sono circa 127 medici a tempo determinato su un totale di circa 644, il 19,72%. Recentemente è stato siglato un protocollo d'intesa per avviare le procedure di stabilizzazione. Intanto, con il decreto del commissario, al via le procedure per i concorsi all'ASREM. E adesso la cronaca. A seguito dell'ennesimo blitz antidroga condotto nel pomeriggio di ieri dai carabinieri nei pressi dello scalo ferroviario di Isernia, è stato arrestato un 21enne immigrato di origine camerunense, attualmente ospite presso una struttura di prima accoglienza della provincia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, è stato portato immediatamente in caserma. Inoltre, nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15, un 49enne isernino di professione agronomo, sposato e padre di due figli, è stato stroncato da un infarto mentre si stava allenando in una palestra di Isernia. Soccorso dal 118, è stato portato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Ancora cronaca, sempre ieri pomeriggio, due uomini a volto scoperto e armati di coltello hanno fatto irruzione nella Banca Popolare Pugliese di Termoli e minacciando gli impiegati si sono fatti consegnare ciò che c'era all'interno della cassaforte. I dipendenti sono stati rinchiusi poi a chiave in una stanza. Sul posto gli agenti del commissariato e i carabinieri che hanno attivato numerosi posti di blocco. Allarme e bomba invece questa mattina sempre a Termoli presso gli istituti scolastici Classico Perrotto e Scientifico Alfano, dove il personale scolastico appena entrato negli edifici ha trovato dei biglietti che annunciavano la presenza di ordigni all'interno delle due scuole. Immediatamente scattato l'allarme, sul posto si sono recati i carabinieri che non avrebbero trovato alcun ordigno, per cui le lezioni sono riprese regolarmente. Cambiamo argomento. La giunta comunale di Campobasso si allarga e si arricchisce di due nuovi assessori nominati dal sindaco Antonio Battista. Ora il suo team passa da 7 a 9 componenti. Ce ne parla Tania Passarelli. La giunta comunale di Campobasso si allarga e si arricchisce di due nuovi assessori, nominati nel pomeriggio di ieri dal sindaco Antonio Battista, che con la sua firma ha posto fine alla fase del rimpasto dell'esecutivo avviata da mesi.
Sono entrati a far parte della squadra del primo cittadino Maria Rubino, esterna, insegnante di discipline giuridiche ed economiche presso il liceo scientifico Romita di Campobasso, e Francesco De Bernardo, già consigliere comunale delegato al centro storico, capogruppo del Molise di Tutti. Ai due nuovi componenti dell'esecutivo non sono state ancora affidate le deleghe che saranno assegnate nei prossimi giorni. Il team Battista passa dunque da 7 a 9 componenti. Si legge nel comunicato come già anticipato dal sindaco, l'allargamento della giunta serve per rafforzare la squadra di governo e per accelerare i processi avviati in questa prima parte del mandato dell'amministrazione. Il primo cittadino dunque rimanda di qualche giorno il rimpasto delle deleghe, ma già ci sono le prime avvisaglie di come avverrà la ridistribuzione. Il sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio, ha integrato la delega dell'assessore Pietro Paolo Di Perna, assegnandole anche le politiche del lavoro. Ora è competente anche in materia di risorse umane, rapporti con le parti sindacali, servizi sociali alla persona, politiche per la famiglia, politiche per la casa, pari opportunità, politiche per l'integrazione, rapporti con le associazioni di volontariato, politiche del lavoro. Si comunica inoltre che a causa dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto Magistrale Cuoco, le sezioni elettorali 14, 15, 16, 16S, 17 e 18 saranno trasferite in via provvisoria all'Istituto d'Arte Manoppella. Pertanto i cittadini elettori delle menzionate sezioni, in occasione del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, voteranno nella sede del Manoppella in via Berta. Cambiamo nuovamente argomento. Tenuto conto dell'Assemblea Provinciale del Personale, si avvisa che presso le sedi INPS di Campobasso, Termoli e Larino potrebbero verificarsi dei disservizi per l'intera giornata. Si informa che è comunque possibile chiedere informazioni di carattere generale e sullo stato delle pratiche telefonando al numero verde gratuito 803164 o al numero 0874 4801. Per le visite mediche e gli accertamenti sanitari invece la procedura resta normale. Di servizi anche a Isernia, dove i lavori riprenderanno regolarmente domani, mercoledì 23 novembre. Il Movimento 5 Stelle punta l'attenzione sulla valorizzazione e la difesa del paesaggio locale, presenta in Consiglio regionale di conseguenza una nuova mozione chiedendo il motivo per il quale ancora non ci sia un piano paesaggistico. Ce ne parla ancora la collega Tania Passarelli. Il Movimento 5 Stelle punta l'attenzione sulla valorizzazione e la difesa del paesaggio locale, presentando in Consiglio regionale una nuova mozione, chiedendo il motivo per il quale ancora non ci sia un piano paesaggistico con cui la Regione definisce indirizzi e criteri relativi alla tutela, alla pianificazione, al recupero e valorizzazione del paesaggio e ai relativi interventi di gestione. Seguendo il Codice Nazionale dei Beni del Paesaggio in arrivo nel 2004, nel febbraio 2005, con la delibera di giunta numero 153, la Regione Molise approva l'avvio del processo di pianificazione dei piani. Il codice fissa un tempo limite per l'approvazione finale, dicembre 2009. Trascorso questo termine, i Ministeri di Beni Culturali e Ambiente possono provvedere in via sostitutiva. Dichiarano i grillini, aggiungendo che proprio da 2005 che non risulta alcuna iniziativa della Regione volta ad attivare il piano, restando così tutto fermo sino ad oggi. L'unico passo compiuto è stato quello di affidare all'Università del Molise lo svolgimento di attività di ricerca finalizzate a redigere il nuovo piano paesaggistico, erogando 112.000 euro su un finanziamento di 280.000. La convenzione con l'Università, inoltre, è stata prorogata varie volte, la sua ultima scadenza era fissata a novembre 2015. Dopodiché non ci risultano altre disposizioni. Aggiungono i consiglieri del Movimento 5 Stelle che chiedono alla Regione di intervenire aggiornando la normativa regionale di riferimento sulla disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali, poiché quella in rigore, numero 24 del 1989, sarebbe ormai datata. Accelerando poi la redazione del piano paesaggistico regionale e valutando infine la stipula d'intesa per una copia nazionale dei beni culturali e ambiente.
Torniamo a parlare anche oggi del rapporto di Banca Italia. Soddisfatto il governatore regionale Paolo Di Laura Frattura per i dati positivi emersi e illustrati ieri in prefettura di Isernia. L'economia del Molise ha ripreso a crescere, lo certifica la Banca d'Italia nell'aggiornamento congiunturale presentato ad Isernia, riscontri che accogliamo con soddisfazione perché incoraggianti, ma soprattutto perché determinanti oggi più che mai per andare avanti e consolidare il processo di crescita della nostra regione. Le condizioni per farlo ci sono tutte, il recupero registrato in tanti settori, frutto di sacrifici e scelte dirette al rigore, dice che è così una carica positiva che ci porta a guardare lontano. Queste le dichiarazioni del governatore Frattura. Commenti diversi invece del presidente dell'ACEM Corrado Di Niro e della leader della UIL regionale Tecla Boccardo sul rapporto di Banca Italia presentato ieri mattina, come abbiamo specificato precedentemente, in prefettura di Isernia. Nonostante dati positivi, infatti, emersi un po' in tutti i settori, si definisce ancora il ritmo della crescita e della ripresa molto lento, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia. Ed è stata presentata questa mattina nella sala consiliare del comune di Campobasso una nuova piattaforma informatica che permette al comune del capoluogo di regione di adeguarsi alla determinazione numero 6 del 2015 dell'ANAC. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino, Antonio Battista. Il servizio. Sindaco Antonio Battista, oggi anche il Comune di Campobasso si adegua alla determinazione numero 6 del 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, parole chiave utilizzate anche durante la conferenza stampa, sicurezza, trasparenza e soprattutto anche riservatezza. Sì, riservatezza e ripetiamolo, non anonimato, quindi non potranno essere inserite all'interno del sistema che abbiamo utilizzato denunce anonime. Certamente però è un grosso passo avanti perché consente ai dipendenti che agiscono sulle aree di intervento che sono proprie di denunciare situazioni che hanno a che fare con corruzione o situazioni di illegalità. Il sistema è assolutamente testato in tutta Italia. Quindi c'è una grossa area di riservatezza e sicuramente sarà un ulteriore contributo alla trasparenza degli atti di questa città, ma soprattutto come garanzia di anticorruzione. Non è stato utilizzato perché abbiamo sentore che qualcosa vada in una direzione opposta, tuttavia in adesione alle campagne nazionali aderiamo volentieri perché è un ulteriore meccanismo di prevenzione, ma soprattutto proprio di realizzazione di un servizio a disposizione di ogni dipendente che può eventualmente denunciare situazioni che non sono certamente in linea con la norma, con la legge o con la trasparenza. Si tratta di una piattaforma informatica gestita da tecnici e professionisti. Oggi tra l'altro il convegno funge anche da formazione per i dipendenti. Sì, la formazione diretta o la formazione streaming, come abbiamo potuto verificare in un rapporto, devo dire, molto interessante e al quale noi siamo poco abituati. E anche questo è il meccanismo della novità, un meccanismo intrigante, una situazione intrigante che porta appunto ad attirare l'attenzione e la partecipazione dei dipendenti e quanti hanno eventualmente qualcosa da dirci. Nello spirito di una sempre più fattiva collaborazione fra tutte le espressioni associative di volontariato della comunità di Cerce Maggiore, si sta organizzando il presepe vivente all'insegna della condivisione e della partecipazione. Per la prima volta, dopo tanti anni, il presepe vivente vedrà come luogo scenografico di particolare suggestione il convento di Santa Maria della Libera, cui tutti i cercesi e non solo sono legati da sentimenti di grande affetto e soprattutto di fede. L'ambientazione sarà il 400, epoca della scoperta della venerata statua della Madonna della Libera. Il percorso, grazie alla fattiva collaborazione dei padri domenicani, che del convento sono i custodi da oltre mezzo millennio, seguirà tutti gli ambienti del monastero per culminare nella natività allestita nella chiesa.
Voltiamo pagina e parliamo della festa dell'albero, ossigeno in libri, le principali e fondamentali ricchezze che ne derivano. Questa mattina i bambini della scuola Colozza di Campobasso, insieme alle associazioni ambientali del capoluogo di regione, hanno piantato una quercia nel cortile giardino dell'istituto scolastico. Vediamo. È stata piantata una quercia questa mattina nel giardino della scuola Colozza di Campobasso, protagonisti della giornata proprio i più piccoli che hanno così voluto cedere il loro riconoscimento agli alberi. Come diceva il celebre scrittore americano Rodney Brown, piantate alberi ci danno due degli elementi più cruciali per la nostra sopravvivenza, ossigeno e libri. Derivano i libri anche se noi facciamo una campagna per il risparmio anche della carta, per il riciclo. Noi lavoriamo molto sul riciclo per abituare i ragazzi ad utilizzare i beni in maniera, i beni della terra, i frutti della terra in maniera equilibrata, senza sprechi. Per l'occasione sono stati preparati modellini nell'ambito del progetto La scuola che vorrei. Durante le ore di laboratorio hanno realizzato questi plastici che sono veramente belli, sono frutto della fantasia dei bambini. Hanno studiato, hanno visto la nuova scuola e quindi a ognuno di loro al gruppo è stato detto: vediamo di ricostruire per vedere che cosa vedete voi nella vostra scuola. E sono dei lavori bellissimi. Ed è proprio in quest'ottica che viene vista la festa dell'albero, che serve come monito per sensibilizzare i più piccoli. Penso che ci ricordiamo tutti, anche quando eravamo piccoli noi, la festa dell'albero era un momento innanzitutto di gioia, però serviva anche ad educarci, perché per il rispetto innanzitutto della natura, ma a farci capire anche come il mondo ha bisogno di un po' di serenità. Torniamo a parlare del referendum costituzionale, in particolare del comitato Basta un sì. Le ragioni di questa campagna sono state illustrate questa mattina nella sala del cinema a Sant'Antonio di Termoli dal ministro Maurizio Martina. Il ministro per le politiche agricole è stato poi accolto dai lavoratori dello zuccherificio in piazza. In conclusione, la multa per divieto di sosta al sindaco di Isernia, Giacomo D'Apollonio. Il primo cittadino ha parcheggiato la propria auto fuori posto in piazza Giustino Duva, non lontano dalla propria abitazione, incappando in un vigile urbano evidentemente inflessibile. L'infrazione, come riferisce l'ANSA, risale a sabato scorso, poi il pagamento della sanzione per un valore di 38 euro, puntualmente mostrato da D'Apollonio agli agenti della municipale in servizio al comune. Ho avuto modo di testare, ha commentato il primo cittadino, l'efficienza della nostra polizia municipale. Apriamo adesso la nostra pagina sportiva. In apertura il calcio di Serie D, girone F. Sentiamo insieme come il mister in seconda ha commentato la 12ª giornata di campionato. A commentare la vittoria del Campobasso nella 12ª giornata di campionato, l'allenatore in seconda, Luciano D'Agostino, che parla di una vittoria meritata e si complimenta per le prestazioni dei ragazzi in campo. Il 3-0 della 12ª è interamente dedicato al difensore Giuseppe Montuori, che a breve dovrà operarsi causa infortunio. La vittoria ci voleva ed è arrivata, anche attraverso, credo, una prestazione non diciamo buonissima per restare con i piedi a terra, però direi una prestazione buona. Come hai detto tu, fin dal primo tempo abbiamo avuto delle occasioni, un palo, una traversa, però si vedeva anche un po' la squadra contratta, perché vi posso assicurare che queste partite, che sembrano facili alla fine quando le hai vinte, però non sono facili durante la settimana, perché hai l'obbligo di vincerla, hai l'obbligo di fare una buona prestazione, e giocando contro l'ultima chiaramente hai tutto da perdere. Io credo che i ragazzi in settimana l'hanno preparata bene, non solo dal punto di vista fisico, tattico, ma anche dal punto di vista psicologico, perché siamo in un momento particolare, venivamo da una sconfitta e credo che oggi la squadra, a iniziare dal suo capitano, ha dato un bel segnale ai nostri tifosi.
A questo proposito vorrei un po' tutta la squadra, ne abbiamo parlato, vorremmo anche dedicare questa vittoria al ragazzo Monturi Giuseppe che purtroppo domenica per intervenire su una palla che è pericolosa per noi si è immolato e purtroppo adesso deve essere operato al ginocchio. Cambiamo argomento, conquista altri 3 punti il Quest Molise calcio a 5 under 21 che fa il suo il derby con la Chaminade e mette in cassaforte la terza vittoria di fila. Quella andata in scena al Palaunimole è stata una partita che la formazione di Andrea Pietrunti e Massimiliano Marzella ha affrontato nella maniera migliore, mettendo in campo fin dal primo minuto la giusta grinta. Di contro la Chaminade ci ha messo tanto impegno ma non è riuscita a portare a casa nessun punto. È stato un derby comunque ben giocato da entrambe le squadre con i locali più cinici sotto porta. Torniamo al calcio di Serie D Girone F e parliamo della gara tra Vispesaro e Fermana terminata 0-1 per la squadra ospite. Il servizio. Derby a Pesaro tra due squadre in salute. La Vis per allungare la lunga serie positiva arrivata fin qui a 10 turni e staccare una concorrente diretta nella corsa ai playoff. Fermana per dar seguito alle due vittorie consecutive che l'hanno riportata nei quartieri alti della classifica. Fermana che deve anche recuperare mercoledì prossimo la partita in quel di Matelica. Tanti gli ex in campo, 2 nella Vispesaro, Ficola e Costantini, 5 nella Fermano, Miccioli, Forò, Molinari, Urbinati e Cremona che alla fine si rivelerà uomo decisivo della partita. Partita che inizia subito con la Vispesaro in avanti, Valentini, protagonista della partita, esce a valanga sui piedi di Comi, salva il risultato, ma l'arbitro ravvede una punizione per un fallo dell'attaccante. Sesto minuto è Petrucci che tenta l'azione nella metà campo della Vispesaro, supera con un buon spunto il suo diretto controllore, ma conclude sull'esterno della rete. Quindicesimo e bravo ancora una volta Valentini ad uscire tempestivamente sui piedi di Ridolfi lanciato in profondità. Ancora partiti in equilibrio. Nella ripresa quarto minuto, azione pregevole di Costantino, invece di tirare in porta prova il tiro, il cross sui compagni al centro dell'area, riesce a sventare la difesa ospite. Partita che vive sugli sconti nella parte centrale del campo, non ci sono occasioni fino al 31esimo. Cremona si invola nella metà campo della Vispesaro, riesce a mantenere il possesso del pallone in un spalla a spalla con Capitan Paoli, conclude e sblocca la partita con un tiro che fa secco Cappuccini sul palo più lontano. Vispesaro che non ci sta a perdere e al 37esimo crea i presupposti del pareggio. Bella conclusione volante di Ridolfi, anche questa volta Valentini è protagonista, respinge il tiro. Sul proseguo dell'azione l'arbitro ravvede un fallo di mano di Ferrante ed assegna la massima punizione. Sul dischetto va Falomi che si fa ipnotizzare da Valentini che para in due tempi la conclusione del numero 18 della Vispesaro e quindi sfuma la grossa occasione per i locali per ritornare in parità. Si chiude bene la Fermana e riesce a mantenere il vantaggio anche se in pieno recupero al 45esimo Russo si divora l'occasione per il raddoppio quando
si presenta tutto solo davanti a Cappuccini e Cicca la conclusione favorevole per chiudere il match. Partita che comunque la Fermana riesce a portare in porto, tre punti fondamentali che la lanciano in vetta alla classifica e danno morale e intensità in attesa del recupero che la vedrà impegnata mercoledì prossimo sul campo del Matelica. Fabio Emanuele si aggiudica la 13ª edizione dello slalom Città di Santo Padre, Frosinone, concede il bis dopo l'affermazione ottenuta a Cervinara la settimana precedente. Fin dalla manche di ricognizione il driver della Campobasso Corse fa registrare i tempi di assoluto valore. Nella prima salita di giornata infatti mette insieme 155,18 punti precedendo Scarafone, Formula Gloria e Ricci al volante della Ricci 0. Nella prima manche il pilota molisano vola subito al comando della corsa abbassando il tempo fatto registrare nella ricognizione. In classifica generale le gerarchie non cambiano con il nostro portacolori sempre al comando davanti a Ricci e Scarafone. Un successo quello di Emanuele maturato grazie ad una guida efficace e spettacolare allo stesso tempo che ha fatto divertire il pubblico presente lungo l'impegnativo percorso laziale. E con questo è veramente tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, io vi lascio al meteo e vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e conveniente. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmi all'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per mercoledì 23 novembre. Persiste un flusso di correnti umide meridionali che porta molti annuvolamenti tra est Basilicata e medio bassa Puglia, con al più qualche locale piovaggine sul Tarantino. Da poco a parzialmente nuvoloso tra Alta Lucania, Puglia settentrionale e Molise, temperature per lo più stazionarie, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 10, massima 17 gradi, Isernia minima 8, massima 18 gradi, Termoli temperature comprese tra i 14 e i 19 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.